Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di negativi, come li conserviamo, come li archiviamo e che strumenti ci servono, perché l'uso, diciamo, del negativo, che è la fonte principale poi delle nostre fotografie, è fondamentale per la conservazione e la riproducibilità del negativo stesso. Allora, i negativi possono essere principalmente archiviati in scatole come queste. Queste sono scatole d'archivio che possono contenere appunto i nostri fogli di negativi. E i fogli di negativi qui archiviati, vi spiegherò brevemente il mio metodo. Io li separo per tipologia di negativo, quindi 35 mm, 6x6, 6x7 e così via. E possibilmente, a seconda della quantità, dedico a ognuna di queste categorie un raccoglitore, ma nulla vieta di porre dei separatori in mezzo e separarli. Anche io, per esempio, per negativi di cui ho pochi formati, uso dei separatori all'interno dei raccoglitori. I raccoglitori sono scatole come queste, fondamentalmente dichiarate acid free, e al loro interno contengono le buste dei nostri negativi, che sono queste. Queste sono delle buste di migliore qualità della Printfile, ma esistono anche della AMA e anche di altre case. Vi consiglio ovviamente di prendere quelli migliori, perché il negativo è importante ed è importante conservarlo bene. Quindi, se la plastica si attacca al negativo, capirete che a lungo andare non avrete più le foto. E quindi i negativi, una volta sviluppati o fatti sviluppare al laboratorio, chiediamo che ci vengano restituiti in strisce da 6, in modo da poterli archiviare in questo modo. Queste plastichine sono anche ottime perché riesco a farne direttamente i provini a contatto con l'ingranditore, nel senso che se questo lo pongo sulla carta sensibile sotto l'ingranditore riesco a stamparlo. Dall'altro canto esistono anche dei fogli di negativo invece in pergamino, e quelli non si riescono a stampare, però hanno, almeno così viene dichiarato, il miglior grado di conservabilità del negativo, e ora ve ne faccio vedere alcuni. Ecco, questi sono quelli in pergamino, e qui ho messo dei vecchi negativi che accidentalmente mi sono stati tagliati dal laboratorio in strisce da 4. Sono preferibili però tagliarle, se li tagliate voi o se ve li fate tagliare, in strisce da 6, perché è la misura giusta per poter fare un unico foglio con 36 foto che poi si può stampare il provino a contatto direttamente dal foglio che vado a mostrarvi. Ecco, questo è il foglio stampato sotto l'ingranditore di uno di questi fogli del negativo a contatto. Come vedete, adesso ne parliamo fra un attimo, la numerazione che io pongo qui viene stampigliata anche sul negativo a contatto, e questo servirà per identificare il foglio del negativo direttamente dalla stampa del negativo a contatto. Questo è un metodo se usate l'ingranditore, ma se invece preferite la stampa digitale potete fare una cosa tipo questa, che è l'equivalente di un provino a contatto. Ovviamente l'uno sul bianco e l'altro sul nero, ma la sostanza non cambia. L'importante è appunto avere un foglio che vi permetta di ritrovare tutte le immagini del negativo. Ma veniamo al negativo. Allora, una volta tagliato e imbustato, altra cosa fondamentale: quando tagliate e imbustate, utilizzate sempre dei guanti di cotone bianco in modo da non
lasciare impronte sui vostri negativi, questo è fondamentale. L'altra cosa che faccio, abbiamo detto che li divido a seconda del formato, dopodiché li numero e la numerazione segue il formato nel mio caso, però voi potete tranquillamente numerarli tutti come credete. E infatti vedete qui sopra il numero 1 ad esempio, questi sono altri fogli di altre tipologie di fogli di negativo, come possiamo vedere qui il numero lo apposto qui sopra. E che cosa faccio? Pongo per ogni foglio un numero, faccio una numerazione che poi riporto anche sul computer quando scannerizzo. Ogni foglio, per esempio 35 mm, si chiama BN35, dopodiché underscore e il numero e la data del mio foglio, diciamo di quando l'ho scattato, ma non nel giorno, quindi scrivo 2021-10 per dire che è stato scattato nel 2021 in ottobre. Poi un altro underscore e pongo il numero del foglio del negativo. Poi pongo un altro underscore e a questo punto metto il numero di fotogramma. Quindi se questo è il 92esimo foglio e voglio il quinto fotogramma, e supponiamo che l'ho scattato in ottobre, scriverò BN35 2021-10 underscore 92 underscore 005. Quindi questo vuol dire che sarà il quinto fotogramma del 92esimo foglio scattato in ottobre. 1, 2, 3, 4 e 5, il quinto fotogramma, e questo lo riporterò come nome del file nel momento in cui lo scannerizzo. Però questa numerazione me la riporterò anche quando mi segnerò i dati di scatto del foglio di sviluppo e così via. Farò una vera e propria scheda del foglio 92, quindi del foglio 92 su un taccuino o su un foglio di calcolo elettronico mi appunterò che l'ho scattato in ottobre, l'ho scattato con tale macchina ho utilizzato tale sviluppo per svilupparlo. Questo mi permette di recuperare tutti quelli che possiamo chiamare EXIF di un foglio di negativo e di ogni singolo scatto, sia che sia in 35 mm che sia nei formati più grandi. La metodologia è la stessa. Se il foglio è un foglio a colori, invece di scrivere BN35 scriverò COL35, colore 35. Per le diapositive, ora non ne scatto quasi più di diapositive, ma semplicemente non le numeravo a seconda del rullino, ma le numeravo sequenzialmente con la data. Per esempio DIA 2021-10 underscore, il rullino era il... se c'avevo un numero di rullino, altrimenti nulla, e mettevo il numero della diapositiva, dei foglioni grandi di diapositive. Però questa delle diapositive magari l'affrontiamo in un altro momento. Qui oggi parliamo esclusivamente di negativi, che siano colori o bianco e nero, e di qualsiasi altro formato. Altra cosa che vi servirà per vedere il vostro negativo, che cosa sarà? Una volta che noi abbiamo il nostro foglio di negativo, lo dobbiamo esaminare, e quindi per esaminare il nostro foglio di negativo avremo bisogno di un piano luminoso, di piani luminosi come questo, che è più o meno un A4. Ne esistono di tanti tipi, potete prendere benissimo su Amazon quelli da disegno, vanno molto bene. Diciamo che l'ideale sarebbe che abbiano una temperatura colore intorno ai 5000 gradi Kelvin, però diciamo che quelli della Kaiser costano veramente tanto, questi da disegno invece costano veramente poco e hanno le stesse identiche funzionalità. Questo peraltro può essere alimentato anche da un power bank con una USB, ma con un power bank è eccezionale perché ve lo potete portare anche in giro nel caso dovesse servire. Lo accendete ed illuminate i negativi in questo modo. Questo vi permetterà di vedere la vostra striscia di negativi, e con una lente tipo questa è una lente per negativi della
della Pentax, però esistono anche lenti molto economiche di altre marche. Potete poggiarlo sul negativo imbustato, già imbustato, e vederne la corretta messa a fuoco, se il negativo è giusto, quindi controllare il negativo per non andare a fare magari una scansione o una stampa che invece poi si rivela totalmente inutile perché magari la foto non è buona. Vi ricordo sempre di maneggiare con cura e con i guanti di cotone che tenete in una bustina per non fargli prendere polvere, in modo che non lasciate impronte sui negativi nel momento in cui li sfilate dalla busta, e quando andrete a scannerizzarli o a metterli sotto l'ingranditore, cosa fondamentale è avere un panno antistatico tipo questo della Ilford o un qualsiasi panno antistatico, che terrete anche questo nella bustina per non fargli prendere polvere, e con questo panno, prima di metterlo nello scanner o dove dovete scannerizzarlo, se lo riprendete con la macchina fotografica o con un comune scanner, oppure se lo andate a stampare in camera oscura, gli date una passata in questo modo, oltre a utilizzare prima, preventivamente, una pompetta per mandar via eventuale polvere. Un'unica passata, perché il principio generale è che la prima passata pulisce, la seconda passata sporca. Quindi questo panno lo utilizzate, questo panno antistatico, con un'unica passata sul negativo, in modo da poter asportare eventuale polvere che dovesse trovarsi sul negativo. E come dicevamo, poi se scannerizzate i vostri negativi, io nella descrizione del negativo pongo mi appunto anche le informazioni relative alla macchina con cui ho scattato, alla pellicola con cui ho scattato, all'ISO con cui ho scattato e allo sviluppo che ho utilizzato. Questi dati li riporto anche in un database di cui magari parleremo in una volta successiva. In sostanza, quando poi faccio il negativo, per esempio il negativo digitale, questi sono i dati, questa è la Kodak 3X Studional 1 più 19 4 minuti 20 gradi e la macchina era la Nikon F2. Questo è per esempio un foglio BNN, perché prima utilizzavo BNN per dire negativo 35 mm, altrimenti è BN35. Questa è la data e questo è il numero del foglio del negativo. E qui sotto, nel nome del file, è riportato lo stesso BNN, data, nome del foglio e numero del negativo. Quindi ogni negativo ha il suo numero. Quando poi andiamo a stampare, vi faccio vedere una cosa, se la trovo, perché il provino è una cosa abbastanza viva, sia se si utilizza in digitale che in analogico. Quando andiamo a stampare, il fotogramma che vado a stampare, per esempio in camera oscura o una stampa fine art, lo individuo in questo modo, cerchiandolo con un un'uniposca bianco in questo caso, o con un'uniposca rosso nel caso del negativo digitale. Vediamo se... E poi diciamo che quel negativo stampato, se faccio qualche taglio, diciamo che pongo anche, cerco di fare, di identificarlo come faccio il taglio. Per esempio questo l'ho stampato intero, l'ho identificato in questo modo qui, questo qui, non so se si vede abbastanza, ma si dovrebbe vedere. E questi per esempio sono i print file
e il numero io lo apposto sulla busta in questo modo, quindi viene stampigliato nel foglio di camera oscura sul mio foglio di provino a contatto. E il provino a contatto, magari ne parleremo in un'altra sessione, non dovete farlo se lo scannerizzate e sistemate la foto, la post producete, no, il provino a contatto deve essere qualcosa di più neutro possibile, quindi fate subito il provino a contatto prima di fare qualsiasi post produzione. Se andate sotto l'ingrandidore non superate il contrasto 2, cioè fatelo proprio piatto in modo da poter vedere, soprattutto ovviamente in quelli bianchi e neri, di poter vedere tutta l'immagine senza, diciamo, caricare le ombre o cose del genere, in modo da rendervi conto perfettamente di cosa state vedendo e scegliendo. E importante è la lente con cui vedete i negativi. Scegliete una lente che vi faccia vedere dapprima tutto il negativo, l'intero negativo. Una 8x potrebbe andare bene. E diciamo all'occasione potrebbe essere utile avere anche una lente di ingrandimento per negativi, quindi un lupe, almeno un 15x, in modo che potete andare a vedere il dettaglio se siete incerti sul fuoco o cose del genere. Quindi con un 8x circa, un 10x potete vedere tutto il negativo e quello è indispensabile. Poi se volete potete aggiungere una lente un po' più forte per vedere il dettaglio. Anche il lupe lo potete trovare sui siti di e-commerce e lo trovate sicuramente a pochi euro, non è una cosa molto costosa, a meno che non prendiate questi dedicati. Per esempio questo l'ho trovato sul mercato dell'usato, questo Pentax, ed è veramente eccezionale perché è fatto apposta per le provinature. Mi ci trovo molto molto bene. Ovviamente questi sono oggetti che non fanno più. E a questo punto il negativo, una volta che voi lo avete imbustato, pronto, archiviato, scannerizzato, riposerà in questi raccoglitori che abbiamo detto, e in questi raccoglitori diciamo voi sarete sempre in grado di recuperarlo e di trovare il negativo e quindi la singola foto che in qualche modo vi interessa, e non avrete problemi nel tempo di conservazione e altro. Se utilizzate i pergamini, come abbiamo visto, questi non sono stampabili, ahimè. Quindi il mio consiglio è utilizzate pure i pergamini, anzi diciamo che per la conservazione è sicuramente meglio. Però quando lo dovete stampare per fare il provino a contatto, perché se lo fate digitale non c'è problema, scannerizzate e via. Ma se lo fate in camera oscura, procuratevi una busta trasparente in modo da imbustare il negativo, fare il provino e poi ripassarlo qui dentro. È una di queste buste per negativi che contengono le strisce da 6. E scannerizzare tutto o parzialmente il negativo dipende un po' da quello che avete fatto, cioè se voi vedete quando siete sul tavolo luminoso che delle foto sono palesemente errate, saltatele tranquillamente nella scansione, non c'è bisogno di scannerizzarle ovviamente, però nella numerazione non saltate quelle foto, perché altrimenti diventa complicato poi andarle a ritrovare. Quindi se ad esempio io non avessi scannerizzato queste due foto qui perché errate, brutte o venute male nel mio provino digitale, che cosa avrei fatto?
le avrei considerate ugualmente nella numerazione. Quindi la foto successiva, cioè questa foto, seguirà la numerazione della foto precedente, anche se è venuta male o errata, semplicemente per poterla ritrovare, perché altrimenti poi diventa complicato ritrovarla. E quindi, se usate il metodo digitale, seguite la numerazione dei frame che vi dà la pellicola stessa. Ovviamente la numerazione che vi ho detto segue la numerazione che è indicata sulla pellicola. Quindi, se voi per esempio avete scattato, come in questo caso, i primi due frame sono bruciati perché erano la parte iniziale della pellicola, ma la pellicola ve li segna come uno. Questo ve lo segna come 1 e questo come 2. La numerazione che terremo di questo frame sarà 2, non 1. L'1 è questo bruciato. Questo per poterli sempre ritrovare. Spero di essere stato chiaro. Nel caso, scrivetemelo nei commenti. Direi che sui negativi ci siamo detti pressoché tutto. Spero di essere stato abbastanza completo. Fatemi sapere il vostro metodo, come fate, se avete un altro metodo, e noi ci vediamo al prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi al canale e seguirmi sui vari social che vi ho menzionato durante il video.